Amici di MMAmania.it, benvenuti alla nuova puntata di MMA Zone. Io sono Roberto Riccardi e come sempre sono in compagnia di Danilo Brutti Buongiorno a tutti. e Fabrizio Forconi. Buongiorno a tutti. Ero indeciso. Ben arrivati a tutti, allora, diciamo. Ecco, sì, meglio, meglio. Bene, dunque, non c'è stato nel corso di questo weekend un evento maggiore a livello internazionale, di conseguenza stravolgiamo un po' quelli che sono i nostri ordini tradizionali e iniziamo a parlare di panorama italiano, perché se appunto, come abbiamo detto, non c'è stato un evento maggiore nel panorama delle MMA internazionali, c'è stato un ottimo evento il scorso venerdì a Roma. Esatto, che è il Ronin 3. Anzi, per l'esattezza, per esteso, Ronin FC Fighting Championship 3. Come al solito si è dimostrato un ottimo evento con un'ottima card. La location ormai la conosciamo, che è quella della palestra Ung Moon, che viene in qualche modo rimodellata per ospitare in maniera, diciamo, eccellente a livello organizzativo un evento. Quindi più o meno io direi che staremo stati tra le 170 e le 200 persone, ma vi giuro che l'atmosfera tutte le volte che andiamo a Ronin è da 1000 persone, perché un po' per il tifo che fanno per gli atleti di casa, dove per casa ovviamente si intendono gli atleti dell'Ung Moon, un po' comunque sia per lo spettacolo che tirano fuori questi accoppiamenti dei match. L'arena è sempre calda. Tra l'altro, come scriveva nell'editoriale il nostro presidente post evento per il nostro report che facciamo di solito, alcune indiscrezioni dalla dirigenza del Ronin dicono che probabilmente sono pronti per fare anche qualche gradino successivo per i prossimi match, per i prossimi eventi in generale, ovvero forse cambiano il posto per ospitare più persone, visto che la richiesta è stata esponenziale da 3-4 eventi se consideriamo il numero 0 a questa parte. Quindi è probabile un palazzetto, un'arena più grande. Dicono che non è escluso un'ambientazione all'aperto, quindi vediamo un attimo quello che ci presenteranno prossimamente. Tornando invece all'evento del Ronin 3, come avevo detto anche nella presentazione della scorsa settimana, i match da semi-pro, dove Ronin per semi-pro intende, ricordiamo, i guantini da 8 once o 6-8 once e il ground and pound al corpo. E questi match, che sono stati 5 incontri, denominati appunto in undercard, hanno offerto veramente tantissimo spettacolo. Difatti, con il presidente, per quanto riguarda i nostri bonus che ci segnavamo, potenziali per la serata, voglio dire, erano praticamente quasi tutti in undercard, perché veramente lo spettacolo è stato molto alto, sia per quanto riguarda quelli finiti per decisione che quelli per sottomissione a KO. Ovviamente ci soffermiamo adesso in maniera un po' più consistente sul main event, che è stato quello tra Fabio Cioglio e Luca Caracciolo. Due ottimi atleti, due grandissimi atleti, direi. Diciamo che Caracciolo ci aveva abituato un po' per chi lo segue nella sua cerchia di amici su Facebook, un po' per chi lo conosce, comunque sia per altri eventi ai quali ha partecipato, per avere una grande forma fisica. Come vi anticipavo l'altra volta, adesso che ha cominciato ad allenarsi in maniera importante nell'allenamento funzionale con Matteo Piran, ha messo su veramente una struttura invidiabile, insomma, sembra veramente quasi scolpito il ragazzo. Quindi agli occhi di chi, diciamo, si faceva catturare dalla prestanza fisica durante il peso, soprattutto, diciamo che Luca Caracciolo poteva sembrare quasi come il favorito. Ovviamente Fabio ha una struttura, tra virgolette, più normale, se vogliamo, ma assolutamente imponente anche lui. Di fatto il match è stato un assoluto dominio da parte di Fabio Cioli. Avevo detto che era interessante poterli vedere a terra i due atleti, avendo uno un importante background nella lotta come Fabio Cioli, ma
avendo anche un'esperienza da cintura viola nel Brazilian Jiu-Jitsu, e dall'altra parte un Cioli che appunto si allena con Federico Tisi. Quindi, oltre ad aver ormai preso la strada dell'MMA, cercare di essere completo a 360 gradi, era una sfida che a terra poteva far vedere belle cose. Sostanzialmente a terra non ci sono mai andati, come da tradizione anche per eventi più importanti, per eventi UFC, ad esempio, dove quando si scontrano due atleti che hanno un background simile, di solito tendono a portare l'incontro nella fase opposta delle loro caratteristiche. In questo caso è stato lo striking a farla da padrone. Come dicevo all'inizio, uno striking che ha visto il dominio letterale di Fabio Cioli. Un incontro che praticamente ha visto un Cioli portare una mescolanza di colpi veramente innovativa per quanto riguarda la media del panorama italiano. Quindi mixare bene i colpi alle gambe, i colpi al tronco, i colpi al viso, i calci alti, soprattutto la difesa da takedown, che era quella che un paio di volte ha provato ad effettuare Caracciolo. La cosa veramente spettacolare è stata il KO. Il KO che ci ha ricordato in qualche modo, chiaramente con i dovuti paragoni, il KO fatto da Dan Anderson su Michael Bisping, perché più o meno la dinamica è stata quella, ed è stato quello anche l'effetto di quella dinamica. Quindi un Caracciolo che è andato immediatamente KO lungo, giustamente l'arbitro è intervenuto in tempo, ma un Cioli che non avrebbe e non ha appena visto il KO infierito, contrariamente a Endo, ecco, tanto per capirci. E quindi una vittoria importante che lo porta alla fase successiva del torneo, dove lo vedrà contrapposto al vincente tra il rematch tra Andrei Almeida e Macchelli. Questo veramente è un incontro veramente importante, perché i due sono abituati a degli incontri di ground game veramente adrenalinici, sia per chi è un po' avvezzo al mondo del grappling, del Brazilian Jiu-Jitsu, ma anche per chi insomma guarda esclusivamente il mondo dell'MMA, visto che hanno anche loro una mescolanza di colpi sempre nel ground game veramente efficace. Quindi il Rollins si riconferma una realtà importante, una realtà in evoluzione, un'evoluzione coerente e intelligente per quanto riguarda il panorama italiano. Quindi un evento che per chi è di Roma e dintorni non può sicuramente lasciarsi perdere. Se non è il numero uno come evento, è sicuramente sul podio per vedere atleti interessanti, dei match interessanti e un'organizzazione interessante e non improvvisata. Quindi vediamo, aspettiamo il Ronin 4 e saremo sicuramente sulla cresta dell'onda per quanto riguarda tutte le loro news. Ok, bene, dai, direi che parliamo ancora un attimino d'Italia e poi chiudiamo questa fase iniziale dedicata al panorama nazionale, poi passiamo a quell'UFC. Parlando dell'evento La Notte dei Campioni, che si terrà sabato 5 maggio a Seregno, Milano Nord, diciamo. La Notte dei Campioni, come ci è abituato negli anni scorsi, si apre con alcuni match di pugilato, ai quali seguono incontri di MMA e incontri di Muay Thai. Quest'anno ha fatto veramente Luca Leva, l'organizzatore, un ottimo lavoro per quel che riguarda sia i match di Muay Thai e anche per quelli di MMA. I match di Muay Thai ci sono volti noti, se avete seguito Octagon o comunque seguito un attimino il panorama della Thai, K1 e via dicendo. Abbiamo Davide Mosca, Davide Tono Longoni, Aldo Rodriguez, che abbiamo visto anche al Milan in The Cage vincere per un KO spettacolare, Chingiz Alazov, che è comunque uno dei, no, però è veramente comunque uno dei giovani più promettenti nel panorama internazionale. Abbiamo visto anche lui a Octagon battere un pericoloso thailandese come Bo Vi, per cui è veramente un giovane ragazzo di grandi speranze. Mentre per quello che ci compete un po' più da vicino, che sono le MMA, i match in programma saranno due. Uno nella categoria entro i 77 kg, tra Ernost Efko, fresco vincitore del suo match al Milano in The Cage, che affronterà Filip Kotarlic, mentre nell'altro match di MMA entro gli 86 kg vedremo Alessandro Botti affrontare Antonio Veneto. Alessandro Botti, anche lui un fighter ormai conosciuto nel panorama delle MMA italiane, ha
perso il match al Milano in the Cage 2 contro Francesco Scatizzi, ma comunque aveva vinto l'anno scorso il suo match a Notte dei Campioni. È un fighter solido, giovane, di buone speranze, e affronta Antonio Veneto, che è un allievo di Alex Celotto. Per cui comunque ci sarà del tifo per entrambi gli atleti, perché Botti si porta dietro anche sempre il suo numero di supporter, e Veneto, essendo comunque facendo parte del team di Celotto, anche lui avrà il suo seguito. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito, che è www.lanottedeicampioni.com. Già che ci siamo, vi diamo un attimino i dettagli. L'evento si terrà al Pala Porada di Seregno, in via La Porada. I biglietti costano in prevendita 15 euro per le gradinate e 25 euro per il bordo ring. Se siete in zona, comunque una buona manifestazione, come ho detto, pugilato, Muay Thai e MMA. Se siete in zona, non possiamo fare altro che consigliarvela. Bene, chiuso con il panorama italiano, passiamo un attimino a quello che è successo a livello internazionale. Questa settimana, come abbiamo detto, non ci sono stati eventi maggiori, UFC, Strikeforce, Bellator e via dicendo, però ci sono state così tante notizie che potremmo anche parlare 25 ore senza finire di dar conto. Proviamo un attimino a dare un succo generale di quello che è successo, e iniziamo a parlare con la card UFC 146. UFC 146 è un evento che si terrà il prossimo 26 maggio, e avrebbe dovuto vedere la sfida tra Junior Dos Santos e Alistair Overeem per il titolo dei pesi massimi. Alistair Overeem, abbiamo scoperto lo scorso martedì, che è stato squalificato dalla Commissione Atletica del Nevada per almeno 9 mesi, la sua licenza è stata sospesa, per cui l'UFC ha dovuto quindi così un attimino cambiare questa card tutta di pesi massimi, e a mio modo di vedere, main event a parte, che vabbè, poi qua è una questione di gusti, però lo vedo un attimino sbilanciato, hanno fatto un ottimo lavoro per riempire nuovamente la main card con 5 match tra pesi massimi. Li leggiamo, poi magari ognuno dice un po' quelle che sono le sue impressioni. Da cima a fondo, la main card di UFC 146 vedrà la sfida tra Junior Dos Santos e Frank Mir per il titolo dei pesi massimi. La sfida tra Antonio Bigfoot Silva e Cain Velasquez per il posto come prossimo possibile sfidante al titolo. Un altro match nei pesi massimi tra Gabriel Gonzaga e Roy Nelson. Sempre nei pesi massimi, Shander Rosario affronterà Stipe Miocic, e sempre nei pesi massimi Marcant affronterà Stefan Struve. Beh, ottima guard. Vabbè, Forconi, lei che la sente un attimino silenziosa. stavo ripensando ai nomi. Per quanto riguarda i pesi massimi importanti dell'UFC, praticamente sono tutti qui. Quindi è solo, come dici tu, un po' forse una questione di gusti per quanto riguarda gli accoppiamenti, ma direi che, visto che il dato è tratto, è una card ottima per quanto riguarda i pesi massimi. Appunto, sono cambiati un po' gli accoppiamenti, perché non facendo più Overeem parte di questa card, hanno dovuto un attimino mescolare le carte, però a mio modo di vedere, magari anche Danilo, che si intende un po' di queste cose, secondo me meglio di così era difficile fare con quella situazione attuale. Probabilmente era quasi impossibile fare meglio. C'è quell'incontro tra Shane Del Rosario e Stipe Miocic che è davvero interessante. Sono due imbattuti. Io sinceramente non so chi pronosticare. Miocic è un lottatore migliore, ma Del Rosario a terra è molto bravo. In piedi dovrebbe avere il vantaggio appunto Shane. Ottimo, ottimo incontro. Per quanto riguarda il main event, a livello di logica è stata la scelta migliore. Poi secondo me è molto scontato, ma chi lo sa, nell'MMA può accadere di tutto. Certo, interessante anche il match tra, tutti interessanti, però analizzandolo direi che Velasquez contro Silva, insomma, può dare degli spunti interessanti, visto che è quello che farà uscire il contender per il futuro. È ovviamente, e soprattutto a mio modo di vedere, parte ampiamente favorito Velasquez, anche stilisticamente parlando proprio, è anche quello che spero, sinceramente. Perché? Per rivedere Velasquez contro Dos Santos, ammettendo che Dos Santos batta facilmente Mir. Quindi quei 64 secondi dell'incontro precedente non è che mi hanno soddisfatto tantissimo. Quindi rivederli nuovamente e uscire contro una prova discreta per quanto riguarda Velasquez, impegnativa per quanto riguarda Silva, direi che è un accoppiamento, è un bel accoppiamento da far vedere, però Velasquez io lo trovo avvantaggiato.
stilisticamente un pochino fotocopia Cormier contro appunto lo stesso Silva, quindi magari per quanto riguarda i pronostici è saggio scommettere sul messicano, però alla fine giusto così. Overeem ha creato questo pasticcio, ma credo che la card è stata riattoppata per bene. Sì, sì, beh, quello diciamo senza ombra di dubbio, voglio dire, con quello che ha creato Overeem, e nel dettaglio poi ne abbiamo parlato tantissimo sul forum, direi che gli accoppiamenti questi erano, i nomi erano questi, quindi era solo una questione di gusti di Gio Silva alla fine protendere per uno anziché per un altro nome, e questo è proprio a rigor di logica, diciamo, l'accoppiamento migliore, però probabilmente a me non avrebbe disdegnato nemmeno un Velasquez Hunt, per dire, per cambiare accoppiamenti contro un Silva Struve, ecco, ad esempio. Silva Struve, spettacolare, davvero. Più grossi di quelli è difficile trovarli, una cosa del genere, però alla fine diciamo che a rigor di logica va bene così, voglio dire. Sì, sì. Bene, allora, passando all'evento successivo, UFC 147, avremmo dovuto vedere in Brasile, a Rio de Janeiro, a San Paolo, nello stadio, 80.000 persone, Anderson Silva contro Chael Sonnen, insultato da mezzo Brasile, e purtroppo per noi, forse per fortuna per Sonnen, non sarà così, perché appunto Anderson Silva e Chael Sonnen si sfideranno in una carta successiva, per cui l'evento del 23, prossimo 23 giugno si terrà a Belo Horizonte, all'interno di un palazzetto, credo. Sì. E per ora la card è ancora un attimino ballerina, nel senso, attualmente abbiamo Vitor Belfort contro Wanderlei Silva, perché sono i due coach della stagione dell'Ultimate Fighter brasiliano. Ci saranno le finali dei pesi medi e dei pesi piuma, sempre dell'Ultimate Fighter, e per adesso tra i match spicca quello tra Mike Russo e Fabricio Werdum. Non so. Oddio, che incontro atroce. È una card tutta in costruzione questa, il che è raro perché comunque non è che manca proprio tantissimo, eh? Se infatti andate a vedere, quella successiva è praticamente completa. Quindi, boh, non lo so come penseranno un po' di sistemarla, anche perché voglio dire, il main event in ottica pay-per-view è un pochino fiacchetto. Eh sì. Voglio dire, boh, sembra più Riempiranno una... di tuffini di Ultimate Sì, Fighter, ma, diciamo. boh, cioè, non lo so. Sì, Sembra più manca un nome in una card. card, diciamo... Da FX un po' col main event forte, diciamo, più che una card da pay per view. Poi anche, vabbè, dopo ne parleremo per quanto riguarda Shogun, perché quelli sono stati annunciati per card successive, il che è strano perché magari avrebbero potuto piazzarli qui. Vabbè, ne parliamo dopo. Qua appunto per fare una main card solida, come dicevi tu, manca o un main event o un solido co-main event, perché sennò appunto rimane, sembra un po' di quelle card lì gratuite. È probabile che tutta l'undercard sarà riempita dagli atleti dell'Ultimate Fighter, ed è anche per quello che magari non hanno annunciato i match, ci avevano già in programma questo. Manca un incontro, l'evento si terrà il prossimo 26-23 giugno, siamo un po' corti coi tempi, Sì. speriamo che arrivi quantomeno nella prossima settimana, prossime 2 settimane, un annuncio a riguardo, perché, insomma, se Sì, no beh, sarà un l'annuncio flop a riguardo storico dal punto di vista delle vendite, questo. potrà essere solo come dicevi tu, Cameri. importante come in evento, e poi tutta la carta è solo di tuffini, voglio dire. Ormai con un preavviso così breve, chi metti? Vabbè, non è proprio super breve, voglio dire, c'è un training camp pieno, abbondante in mezzo, a meno che uno non va a finire come Quinton Jackson che pesa 120 kg quando E deve allenarsi, il quindi rischio secondo me è alto, ce da la questo fai. Il punto di vista. problema è che è saltato anche l'ipotetico main event, quello appunto con Aldo, perché è stato spostato a luglio, quindi main event solidi. Cioè, praticamente non esistono, e questo è il main event. Vitor Belfort contro Wanderlei Silva. Come main event, non lo so, Machida contro qualcuno, ma... Machida Evans? Potrebbe essere un come main event, o un main event, non lo so come se la giostreranno. Però resta sempre una card, un pochino troppo brasiliana, magari. Non lo Per essere un pay-per-view, sì, in effetti. Per essere Boh. un pay-per-view, sì. Anche se Vediamo. un Machida Evans, penso che...
come rumor già dovrebbe essere circolato in maniera abbastanza importante, sia come main o come insomma. Però vediamo un attimo. Bene, allora, come abbiamo detto, Anderson Silva e Chelson non si affronteranno in Brasile, bensì a Las Vegas, e allora passiamo a parlare di UFC 148, che si terrà il prossimo 7 luglio, appunto, a Las Vegas, e questa invece è una main card molto più solida di quella che abbiamo appena annunciato. 6 match in programma e vedremo Anderson Silva contro Chelson per il titolo dei pesi medi, Dominic Cruz contro Uriah Faber per il titolo dei pesi gallo, Forrest Griffin contro Tito Ortiz nell'ultimo match in carriera di Tito Ortiz, Rich Franklin contro... Chi? Ah no, lo conosco, scusate, lo vedo da tanto. Rich Franklin contro Kung Lee nel match probabilmente di addio all'MMA di Kung Lee, anche se non l'ha detto nessuno, ma probabilmente le prenderà anche questa volta. Vabbè, Michael Bisping contro Tim Burch e Dong Yun Kim contro Damian Maia. Perché main card questo incontro? Sì, potevano farseli le barao a sto punto. Esatto, ma poi è un match in più anche per questa card, il che è strano considerando che ci sono due match titolati. Cioè questa dura 4 ore praticamente. Sì, sì, sì. È una card che avrebbero potuto usare per fare l'UFC 150, nel senso a livello di prestigio, come proprio... Sì, come infatti non l'ho proprio capito, guarda. Beh, veramente... Per far combattere subito Son, sì, Son e Silva, sì, insomma, sì. Avevano fretta di piazzarlo. Vabbè, alla fine con questo main event il resto è un po' inutile, però questa card invece è l'opposto di quella appena passata con John Jones Evans, sì. È praticamente tutta pesante, tutta grandi nomi, due incontri titolati, c'è cioè Forrest Griffin, Tito Ortiz, Rich Franklin, voglio dire, Michael Bisping, è molto molto pesante. A livello di incontri, voglio dire, non è che mi esalta molto la main card, main event a parte, incontro, cioè, voglio vedere Barão in preliminare. E, cioè, Forrest Griffin di Ortiz, proprio un incontro triste, basta. No, basta. Beh, l'incontro un po' tra due ex grandi che, non essendo entrambi più al top, è giusto anche metterli. Un incontro tutto di cuore, questo. Esatto. Tutto. Vabbè, ma è anche giusto mettere due vecchie leggende una contro l'altra per vedere un po' chi ne ha ancora invece che farli sbranare da giovani, sì, leoni. Sì, anche perché comunque sicuramente sono due che hanno molta voce in capitolo per quanto riguarda il matchmaking. Quindi si possono permettere di dire no, quello non voglio affrontarlo, oppure vorrei affrontare quest'altro, e sicuramente hanno peso. Vabbè, questa è una gran card, sicuramente il pubblico casuale conosce tutti, il problema appunto sono le altre card, come riusciranno a sistemarle, quella brasiliana ma anche quella in Canada successiva a questa, sempre a luglio. Bene, allora appunto passiamo a parlare la porca puttana. Passiamo a parlare della card di UFC 149, che si terrà appunto in Canada, a Calgary. Danilo, in quale stato, se ben ricordiamo, che sapevi? L'Alberta. Bravissimo. Famoso per, famoso per l'Alberto Sauro, come ho detto l'altra volta. Evento che si terrà il prossimo 21 luglio. E come main event avremo un match per il titolo dei pesi piuma tra José Aldo ed Eric Koch. Poi altri match interessanti, Maurizio Rua contro Thiago Silva, Cheick Kong contro Antonio Rodrigo Nogueira e Yoshiro Akiyama contro Thiago Alves. Non si sa John Jones se farà parte di questa card oppure magari lo sposteranno più avanti, ma in teoria è possibile anche che sia presente appunto in Canada per difendere il titolo contro Dan Anderson. Però voglio dire, José Aldo contro questo tizio mezzo sconosciuto, cioè me ne vento un pochettino. Questo era perfetto per il Brasile, no? Anche se stilisticamente potrebbe venire fuori l'incontro dell'anno, eh? C'è forte Koch, però voglio dire, boh, non lo so, sta scelta un po' sempre che questo sia il main event, perché appunto potremmo avere John Jones. Ma guarda, io invece credo che John Jones, tornando a quello che dicevamo prima, lo mettono per l'evento tondo, quindi secondo, io mi aspetto che lo mettono al 150 un John Jones, visto gli acquisti che gli ha fatto fare. Però hanno già detto 150 Anderson contro quell'altro, come sfugge come Edgar. Si chiama Edgar. Quindi non so, annunciano una cosa e poi smentiscono un po'.
Allora, a parte che non stupirebbe nessuno, che no, dicono, no, no, che no. smentiscono. Cioè, sarebbe però... giusto, cioè John Jones dovrebbe stare lì. Sì, ma diventerebbe in un attimo, se si accordassero con tutto quello che c'è dietro, è proprio l'ultimo dei loro problemi, mettere come in event Anderson, eccetera. Quindi, voglio dire, John Jones forse se lo meriterebbe anche, visto non solo, voglio dire, come prestigio in genere, o come incontro, direi, visto anche economicamente quanto gli fa vendere John Jones e come, che tipo di portata stanno assumendo, che tipo di campagna sta facendo l'UFC per farlo piacere per forza a tutti come campione indiscusso, astro mega super psichedelico, allora probabilmente il 150 sarebbe l'opzione migliore. Che poi non so se avete comunque letto, sicuramente sì, John Jones è diventato una stella proprio, perché quel pay per view ridicolo ha venduto un sacco, ne ha venduto proprio tanti. Io parla sinceramente di 700.000 pay per view. Sì, è tantissimo, sì. Nell'ottica, nel trend di quest'anno e anche dell'anno passato, voglio dire, solamente GSP e Brock Lesnar sono riusciti a fare meglio, il che vuol dire che con Lesnar tornato in WWE, John Jones oggi è il secondo forse, o comunque se la gioca con Anderson Silva, per quanto riguarda il potere che ha sul pubblico hardcore e casuale. Sì, ma questo mi fa capire anche quanto la pubblicità induca a creare per forza campioni nella mente delle persone. Adesso, al di là di John Jones, che ha dimostrato di essere un fenomeno, quindi su quello ci siamo, è indubbio, però la spinta che ha avuto mediatica da parte dell'UFC è probabilmente senza paragoni, o probabilmente paragonabile davvero al broccolo, ma che ricordiamo chiaro, chiaro. È stata sicuramente una scelta intelligente da parte della federazione, che è costretta chiaramente a creare nuove celebrità. John Jones è proprio perfetto dalla testa ai piedi, anche perché è anche parecchio comunque odiato, quindi amato, odiato, famoso. Fratello adesso è diventato l'altro, quello più piccolo, è entrato in NFL, l'hanno intervistato tutti, si è visto pure John Jones, vedi? È comunque ottima pubblicità. È trasversale, sì, diciamo sì, che è trasversale. Sì. Ok, chiudendo qua la parentesi su UFC 149, comunque se aggiungeranno un match o meno, al di là del main event magari, nel quale lo sfidante di Aldo è veramente talentoso e promettente, ma magari un po' poco conosciuto, gli altri match sono veramente entusiasmanti qui sulla carta, perché comunque appunto Shogun contro Thiago Silva, non so se sarà un match come quello contro Dan Anderson, ma sicuramente sarà un match tra due che non se le vanno a dire. Kongo contro Nogueira, è bello anche rivedere Big Nog nella gabbia dopo un po', vediamo se ce la fa a tornare alla vittoria. E Akiyama contro Thiago Alves ha tutto quello che serve per dimostrarsi un match spettacolare. E il povero Akiyama deve essersi fatto la moglie di Dana White o Joe Silva, perché il poveraccio gli danno un match più difficile dell'altro, non so che sì. Ma al contrario, il povero Akiyama, ma cioè perde e gli danno un avversario più difficile. Sì, lo vogliono tenere impegnato. La carriera più dura del mondo ha avuto in UFC. Va bene. Ho letto che praticamente è stato ingaggiato, cioè la Mercedes è diventata un suo sponsor adesso, quindi parecchio mainstream in Asia, Akiyama. Benissimo. Bene, allora, prima di parlare di UFC 150, ricordiamo che la card UFC su Fox 4 si terrà il prossimo 4 agosto. Per adesso solo due incontri sono stati annunciati, ma entrambi fanno paura. Il primo, Hector Lombard, che ha quindi appunto ora firmato per l'UFC, dovrebbe affrontare Brian Stann. Boom! Wow, meglio di così non si poteva fare, mamma mia, anche perché comunque stilisticamente si scazzotteranno per tutta la durata dell'incontro, entrambi mani pesanti e sanno incassare, quindi non lo so, si ammazzeranno proprio. Sì, potrebbero anche dargli una title shot qualora battesse il Marine, e forse anche al contrario. Incontrone poi su Fox, spettacolo. Sì, un incontro che veramente attirerà tantissimo pubblico dal momento che è su Fox. Stilisticamente parlando sarà veramente una guerra, sarà impossibile staccargli gli occhi di dosso, insomma. Da una parte speriamo che in qualche modo Lombard, compagno di allenamento di Alessio, vendichi la sconfitta subita da Stan, ma insomma, a prescindere da questo direi che
sarà veramente un ottimo incontro, ottimo, ottimo. Voglio proprio vedere chi ha le mani più pesanti tra i due. Stilisticamente è un match veramente imperdibile, perché come ha detto Danilo non se le manderanno a dire neanche questi due. Poi appunto, andando su Fox, Brian Stan, l'eroe americano che viene messo contro il cubano cattivo campione della Bellator, non ti puoi immaginare cosa possono tirare su. L'altro incontro per ora rumoreggiato per questa card è un match nella categoria dei pesi leggeri, non avrà implicazioni titolate, ma anche questo sulla carta si presenta benissimo, e vedremo Terry Etim contro Joe Lawson. Bello, bello, bello. Terry Etim, Purello, è quello che hanno KO brutale. Non credo andrà a KO questa volta, però Joe Lawson, perlomeno per i primi 5 minuti, voglio dire, sapeva giocare un po' con tutti. Vediamo, un incontro spettacolare sicuramente. Stanno cambiando un attimino le cose per gli eventi su Fox, invece dei grandi nomi o match assolutamente con implicazioni titolate, magari un attimino noiosetti come quelli del secondo evento su Fox, puntano un attimino più sulla possibile qualità, ed essendo match gratuiti che devono un attimino allargare il bacino d'utenza dell'UFC, è la scelta un attimino più saggia. Sì, vabbè. Diciamo che non è stato ancora annunciato se Lombard Stan è il main event appunto di questo evento su Fox, potrebbe anche esserci un incontro un pochino più pesante, questo ancora non lo sappiamo. Comunque, cosa curiosa è il fatto che, perlomeno da quanto ha detto il presidente del Bellator, Lombard dovrebbe avere nel contratto anche le percentuali di vendita sui pay-per-view, così ha detto lui. Ora lo mettono su Fox, non so come funzioni la cosa. Allora gliel'hanno data queste percentuali di vendita, lo fregano. L'hanno fregato subito. Sì, sì. È possibile. Forse c'è un modo per calcolare anche, che ne so, se è 500.000 il pay per view, su Fox diventa, che ne so, 3 milioni, non lo so. Forse semplicemente sì. Rebney, che è il Dana White della Bellator, essendo appunto il paragone Bellator di Dana White, è un cazzaro anche egli, per cui ha detto una bomba così. Bene. Non è da escludere che anche in base, dato che parliamo di congetture, in base ai ratings, vedono quanto è la possibilità di far vendere un pay per view, e quindi lo mandano per una chance titolata, in modo che fanno cassa loro e riescono a dare una percentuale tra virgolette decente, insomma sarà abbastanza decente a Lombard. Vediamo un attimo. Bene, l'ultimo evento che abbiamo un attimino, che andiamo a presentare quest'oggi, è l'evento UFC 150, che si terrà il prossimo 11 agosto a Denver in Colorado. E come abbiamo già anticipato prima, vedrà una sfida per il titolo dei pesi leggeri tra il campione Benson Henderson e Frankie Edgar. Rematch dello spettacolare combattimento che si è disputato poco tempo fa. Come? In Giappone, esattamente. E alcuni pensavano, speravano, via dicendo, che Edgar sarebbe passato nei pesi piuma e sarebbe così diventato il primo sfidante al titolo dei pesi piuma detenuto da Jose Aldo, e invece nei pesi leggeri si pensava, si sperava che Ben Henderson avrebbe riaffrontato Anthony Pettis. Invece così non è stato, Edgar ha insistito per avere un rematch, giustamente gli hanno dato, perché poverino, ogni volta che vinceva un titolo il suo avversario aveva un rematch. Per cui anche qua magari non la scelta più spettacolare, però dal punto di vista della logica e via dicendo ci può stare. Sì, ci può stare, povero Anthony Pettis. Alla fine questo main event super spettacolare, però dice poco, perché se avete visto l'altro incontro, a me è sembrato proprio un dominio di Benson Henderson proprio in tranquillità, bastava guardare il viso a fine incontro, anche se non significa nulla, però è un indicatore. E poi voglio dire, il 150 lo fanno Denver in Colorado, ma se io pensavo magari il 150 a Las Vegas, sì, al pari del 100 quasi, sì, una cosa del genere, esatto. Invece guarda, ti devo dire che sicuramente quell'incontro l'ha vinto Bello, quindi voglio dire, il rematch rispetto a tanti altri più controversi poteva anche non starci, però non mi dispiace come incontro, insomma, sia per come logica che
per dare soddisfazione e credito a Edgar. Poi sicuramente dovesse perdere, così come è nella maggior parte delle aspettative delle persone, dovesse perdere nuovamente, direi che sarà quasi obbligato da parte di Dana andare ad affrontare Aldo. Visto questo, della serie ti abbiamo accontentato con questo, adesso tu accontenterai noi e scenderai direttamente nei più. Qualora però dovesse vincere, restiamo da capo a 12. Esatto, il problema sarà quello, che se dovesse vincere, insomma, due risate me le farei, perché voglio vedere poi come riaccoppiano il tutto. Che poi se Edgar fosse sceso, praticamente avrebbe risolto tutti i problemi, perché andava contro Aldo, un evento sicuramente più forte, magari non più bello, però sicuramente più forte. Per quanto riguarda invece questo incontro, io continuo a vederlo non da pay per view ma da Fox, e mettere invece John Jones Dan Anderson qui al 150. Poi beh, è presto, magari il tutto si stravolgerà nelle prossime settimane, staremo a vedere. Benissimo, altri incontri per ora annunciati in questa card, niente di entusiasmantissimo, però comunque match solidi. Danny Salman, che se ricorderete, oltre ad essere uno degli atleti che ha battuto, dei pochi atleti che ha battuto quando Matt Hughes, quando l'ex campione pesi welter, era al top della forma, e oltre ad essere un famoso chi no, è anche ritornato alla ribalta per motivi un attimino per motivi un attimino poco onorevoli, perché ha indossato lo slippino in costume da bagno a mutandina, si è presentato lì. Lo slippino rosa, pippino sì. Slippino quasi tanga, direi, che affronterà, vabbè, Danny Salman affronterà Thiago Tavares. Comunque un buon match tra due pesi leggeri completi, ognuno a modo suo, ha attraversato up and down nei vari livelli, per cui un match solido. E invece nei pesi medi vedremo Luiz Kane, che debutta appunto in questa nuova categoria, affrontare Yushin Okami. Luiz Kane è stato probabilmente l'unico fighter brasiliano a non portarsi a casa una vittoria in UFC 134. Bravo. E di conseguenza lo hanno convinto a scendere in una categoria di peso. Qua Yushin Okami arriva dopo aver essersi preso, diciamo tra virgolette, la fregatura contro Tim Burch, perché dopo un match che aveva vinto, stava per vincere i punti, perché dopo essersi aggiudicato le prime due riprese, nella terza è, come si dice, ha patito fino alla fine gli uppercut a chiocciola del suo avversario. Esatto. Per cui vediamo questo match nella categoria di pesi medi come si presenterà. Il vincente non andrà ovviamente per il titolo, però salirà un po' nei ranking per possibili shot titolate future. Il perdente non lo vedrei tanto bene, specialmente nel caso in cui dovesse essere Kane. Sì. Vediamo. Bene, allora, parliamo un attimino, mi sembra giusto parlare, dell'evento che si terrà questo weekend, sabato 5 maggio, in diretta su Fox, credo che lo faranno in diretta gratuita su Sky, non so ancora nulla, non so, sono stato un attimino via. Fabrizio, Danilo, sapete qualcosa? Non so niente. No, però insomma, a rigor di logica dovrebbero aver preso anche questo nel famoso pacchetto Fox con Sky. Insomma. A rigor di logica dovrebbe andare in diretta gratuita su Sky Sport. Ad ogni modo ve lo diremo sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito. Boh, seguiteci, vi terremo un attimino aggiornati sulla situazione. Ad ogni modo ci sarà l'evento UFC on Fox 3, Diaz contro Miller. Card bella, bella solida anche qua, come dicevamo prima, rispetto alla card di UFC on Fox 2, che aveva magari tutti atleti possibili contendenti al titolo, qua magari ce n'è solo uno, però hanno un attimino puntato sullo spettacolo e secondo me ha senso per un evento su Fox. Parliamo della main card che dovrebbe andare in diretta e iniziamo a parlare del match tra Lavar Johnson e Pat Barry. Povero Barry. Lavar Johnson, mani super pesanti, quindi Pat Barry non è proprio il massimo della completezza come fighter di MMA, quindi se le daranno in piedi. Probabilmente più completo Pat Barry come striker, anzi forse sicuramente, però boh, io lo vedo un po' male. Sicuramente è un incontro stilisticamente da spettacolo, da KO al primo round. Quindi perfetto in ottica Fox. Staremo a vedere.
In realtà non ho particolari idee su questi due, non pervenuti. Comunque, perché? Di ideologie. Perché li conosco, sono... li conosco. Quindi, ah, non però... sono dei chi? No, no. No, direi di no. No, Pat Barry no, assolutamente, un idolo per me, grandissimo. Poi insomma, vediamo, sì, che veramente non ho particolari preferenze o dettagli da analizzare, sono sincero, è solo da vedere. Concordo con Danilo che sarà, se viene rispettata questa scaletta, un ottimo match di apertura che sicuramente farà attirare gli sguardi e i ratings della maggior parte delle persone, essendo su Fox e dovendo essere un incontro che preferibilmente si svolgerà in piedi. Da vedere, da vedere. Sì, match tra due striker, tendenzialmente, nonostante i difetti nella carriera di Lavar Johnson sono arrivati per quel che riguarda wrestling e grappling, in questo aspetto è superiore a Pat Barry. Come diceva Danilo, Pat Barry è più tecnico, però Lavar Johnson è molto più grosso, più potente. Bisogna vedere un po' se avrà la meglio la tecnica e la velocità di Pat Barry contro la stazza e la potenza di Lavar Johnson. Vediamo, vediamo, in ogni modo... Vediamo anche, ecco, una cosa magari da quando Pat Barry è diventato il migliore amico di Crocop. Vediamo un attimo se questo gli ha giovato per quanto riguarda, insomma, il migliorarsi per quanto riguarda la kickboxing, che prima di sicuro non era sprovvisto, anzi, però sai, avere un Crocop migliore amico anche durante lo sparring potrebbe fare senz'altro bene. Match successivo nella categoria dei pesi medi, Rosimar Toquinho Palares contro Alan Belcher. Oh, finalmente torna Palares. Questo è l'incontro proprio. Diciamo che potrebbe... c'è il rischio che deluda un po', perché comunque Alan Belcher è molto completo, sicuramente è migliore in piedi. Sì. Toquinho, vabbè, un po' il mostro finale dei videogiochi per quanto riguarda la lotta a terra. Cioè, questo per gli avanti del grappling è l'incontro imperdibile del mese proprio. Sì, io tifo Toquinho, voglio dire... È un po'. Se uno ragiona con la testa, lo vede un po' 50 e 50. Se ragioni magari col cuore, io ti dico Toquinho per sottomissione alle gambe, primo round. Direi proprio di sì. Però, ma guarda, io ci credo. Ci credo che Toquinho può arrivare in maniera. Ma forse facile no. Però ci arriva una sottomissione sicura alle gambe. Belcher, come dici te, è molto completo, un fighter molto solido, che può dar sicuramente fastidio stilisticamente parlando a Palares. Però sai, confido nel nuovo Palares tornato in UFC, quindi sia per quanto riguarda i colpi in piedi, ma soprattutto come arrivare a colpire le gambe. Vediamo, tutto si gioca un po' su che tipo di strategia adotterà Belcher, che sicuramente sarà quella difensiva, insomma, quella dei takedown defense, sicuramente. Però vediamo un attimo, io anche al di là del puro tifo, ti dico che vedo molto bene Palares per questo incontro. Beh, allora, in piedi tra i due non c'è proprio paragone, ma neanche lontanamente. Cioè, Belcher, oltre ad essere molto più alto e con un maggior allungo, è anche un buonissimo striker nei pesi medi. Ha le mani pesanti, è tecnico, è tutto. Non c'è... E Palares, per quanto anche da quel punto di vista lì sia in miglioramento, è ancora piuttosto rudimentale per quel che riguarda lo striking. Come dicevate anche voi, il tutto si giocherà sulla takedown defense. Nonostante Belcher sia anche lì una cintura nera e un buon grappler, vabbè, ovviamente Palares è uno del top della gamma, per cui se dovesse andare il match a terra avrebbe il vantaggio ovviamente il brasiliano. Si può dire che tra i due la vera cintura nera è Palares, insomma, senza andare troppo... Ma beh, direi che anche Belcher è una vera cintura nera. Il problema è che Palares è una cintura nera decima potenza, diciamo una cosa del genere. Nera plus, esatto. E guarda, il tutto si gioca anche sui takedown, perché Toquinho è riuscito spesso a portare il match a terra, sia perché comunque cerca molte leve alle gambe o tecniche così inusuali direttamente dalla fase di clinch. Gli manca magari il double leg tipico di un wrestler, nel senso ce l'ha anche,
ma questo più che per un discorso tecnico, a mio modo di vedere, per un discorso di potenza, perché è un concentrato di energia e riesce a sollevare e sbatacchiare quella agli avversari. Però, ad esempio, anche nell'ultimo match contro Massenzio, aveva tendenzialmente all'inizio cercato un takedown che era proprio più che telefonato. Per cui secondo me Belcher ha delle chance di portare il match a terra, di mantenere il match in piedi. Ovviamente dovesse andare a terra, ha un po' o i minuti contati o comunque si passa un brutto quarto d'ora, questo è poco ma sicuro. Vediamo, match interessante, Striker contro Grappler, da seguire con molta attenzione. Un pochettino meno entusiasmante il co-main event nei pesi welter tra Josh Koscheck e Johnny Hendricks. E il presentatore sarà Giorgio Mastrota, probabilmente. Perché? Perché ci piazzeranno dentro anche una vendita di materassi, perché. No! Vabbè, potrebbe non essere così, anche se diciamo la conclusione più logica. È un incontro, non voglio dire brutto, ma sicuramente molto meno da Fox rispetto agli altri, ecco, mettiamola così. C'è una chance che Hendricks riesca comunque a chiudere l'incontro prima grazie alle sue mani, non ce lo vedo però a dominare l'incontro, perché comunque Koscheck è un lottatore migliore, perlomeno per quanto riguarda la carriera pre-MMA. Staremo a vedere, voglio dire. Comunque sono due nomi importanti nella Quello sì. categoria pesi welter e una vittoria di uno o dell'altro potrebbe comunque dire qualcosa, soprattutto se dovesse vincere Hendricks, in quanto è uno di quei fighter, tra virgolette, nuovi che non ha ancora affrontato Georges St-Pierre, sempre che torni a combattere. Quindi Sì. vediamo, vediamo. Sì, sicuramente fra i due, a livello di nomi, di importanza di nomi, specialmente per chi segue anche solo un po' più da vicino il panorama UFC a tutto tondo, sono due nomi importanti, però vediamo un attimo quello che tirano fuori. L'unico cavillo che potrebbe rendere interessante indirettamente questo incontro è proprio quello che dicevi te, cioè che Hendricks non ha mai affrontato St-Pierre. Quindi vediamo se vince Hendricks, è interessante da mandare contro St-Pierre, ma giusto per un, come si può dire, per un turnover di nomi nella categoria, perché sennò, insomma, vabbè, vediamo quello che tirano fuori. Due fighter piuttosto simili, se vogliamo un attimino analizzarli così nel dettaglio, direi che Koscheck è probabilmente lo striker più tecnico in piedi, però sebbene entrambi siano in possesso di un colpo singolo del KO in piedi, probabilmente Hendricks è il migliore incassatore, perché Koscheck a volte l'abbiamo visto un attimino accusare i colpi al mento. Mentre per il resto direi che Koscheck è un po' più veloce e forse Hendricks un po' più potente. Però vabbè, una sfida molto equilibrata. Anche se andiamo a vedere il match contro Mike Pierce, che è un avversario che hanno affrontato entrambi e stilisticamente comunque rientra in questo tipo, nella tipologia di fighter come i due contendenti nel match di sabato, anche quell'incontro è stato equilibrato. Per cui veramente alla vigilia 50-50, Koscheck è più esperto, boh, vediamo. Vediamo. Main event invece, che nella categoria di pesi leggeri, che probabilmente, ed è giusto non parlare mai di certezze quando si parla dei match a 155 libbre e il titolo, perché non si sa mai. Probabilmente donerà al vincente una chance titolata, ma come dicevo, non si sa mai. Vedremo Nate Diaz affrontare Jim Miller. Carino. No, stupendo, che carino. A 3 o 5 round? Mi Non ne ho la minima idea. sa Non ne ho la minima idea. Evans Era contro 5, per cui era sarà 5 anche 5. questo. Probabilmente sarà 5. Sì, mi Però sa di sì. ma speriamo. Vabbè, Miller ce diciamo l'ha, Miller che ce l'ha 5 riprese. Jiu-Jitsu puro, Nick Diaz, voglio dire, fenomeno. Se lo gioca Sì. un po' chiunque. Jim Miller però, 5 se guarda, riprese, scusate, l'ho 5, trovato, sì. ok. Jim Miller però magari come grappler nel complesso magari ha un gradino migliore. Ora, secondo me conterà molto che cosa riuscirà a fare nei Diaz in piedi, che ultimamente sta sfoggiando questo pugilato simile al fratello molto molto efficace e spettacolare. Cioè, Esatto, questo esatto. è un incontro super da Fox, con appunto anche le implicazioni per il titolo, super interessante, quindi io
Niente, io tifo per Nate Diaz e vediamo un attimo. Ah, benissimo. Sfida subito dentro MMA Zone, perché io tifo tantissimo per Jim Miller. Da sempre il mio e allora preferito. Scommettiamo, Fabrizio, facciamo una scommessina in diretta. Bravo, vogliamo fare una scommessina? Vai, vai. Adesso ci pensiamo, magari dopo la annunciamo che tipo di sfida parte tra di noi. Però per dire, allora, sicuramente un bel incontro, carino, io intendevo... Che colpisce, è un bel incontro questo sicuramente da Fox, come dicevi te. Vorrei vedere, come dicevo, la chiave dell'incontro secondo me sarà proprio quanto ha evoluto barra perfezionato la box Diaz come quella del fratello, perché secondo me la vera chiave di volta può essere quella, perché altrimenti io vedo Miller molto no. Però lo vedo un bel fighter completo che può dare tanto fastidio a Miller, sia proprio come mescola le fasi dell'incontro in piedi a terra. Quindi sì, a livello di ground game più o meno è come dicevi tu. Però io Miller lo vedo più, forse più omogeneo, meno distaccate le fasi tra, ad esempio, colpi di braccia e takedown, o comunque sia un lotta a terra in generale. Questo me lo fa preferire, il fatto che, oltre a essere il mio preferito ovviamente, quindi, però me lo fa, lo vedo più omogeneo, ecco, più omogeneo nel portare i colpi. Probabilmente ti dico anche questo, probabilmente lo vedo anche un po' più veloce. Sì, allora, un bel match dal punto di vista dello spettacolo, quantomeno si annuncia bene. In piedi io vedo Diaz avere la meglio, perché comunque i Diaz, come diciamo sempre, tecnicamente sono poco ortodossi, via dicendo, però si confermano quasi sempre gli striker migliori nelle rispettive divisioni, e Nate negli ultimi 2-3 match comunque ha fatto vedere dei passi in avanti in quella direzione veramente notevoli. Sembra veramente di rivedere Nick Diaz qua, adesso. Una volta aveva uno stile simile, però si vedeva che Nick aveva qualcosa in più. Adesso in piedi quantomeno sembrano proprio una fotocopia dell'altro, veramente dei passi in avanti notevoli a parte di Nate Diaz. Come grappling a terra, forse Jim Miller ha un curriculum maggiore fuori dall'MMA, però Nate Diaz appunto è un Diaz, si allena con Cesar Gracie, ha appena preso la sua cintura nera, hanno una delle guardie più attive nel mondo dal punto di vista proprio del Brazilian Jiu-Jitsu, di tutto sommato, per cui essendo nell'MMA io vedo un pareggio. Jim Miller però è un wrestler maggiore, è un wrestler migliore, sebbene non sia un wrestler come Maynard, diciamo, però un po' il wrestling è sempre stato la carenza della famiglia Diaz nell'MMA, per cui potrebbe magari, avendo anche lui un ottimo Brazilian Jiu-Jitsu, portare il match a terra e controllare gli Diaz. Non lo so, come dicevate anche voi, dipende un po' quanto Diaz riesce a farsi valere in piedi e se Miller riuscirà o meno a portare continuità al match a terra. Vediamo, comunque sfida interessante, equilibrata, non lo so, se devo dare un favorito forse direi Miller, perché appunto ha, anche come diceva Fabrizio, forse anch'io lo vedo un po' più veloce e anche forse un po' più potente, ma non lo so. Però vabbè, sfida ugualmente equilibrata. Se devo dire per chi tifo per Nate Diaz, ma forse lo faccio più per andare contro Fabrizio che non per... Ah, grazie, che bello! No vabbè, scherzo, cioè un match entusiasmante. Forse tipo per i Diaz, perché nonostante io magari rispetti molto gli atleti sportivi nell'MMA, vi dicendo... Questi cattivoni dei Diaz hanno quello stile lì strano, quel modo di combattere, comunque si fanno notare e in un modo o nell'altro mi piace vederli all'interno della gabbia. Due piccole curiosità, Nate Diaz ha preso la cintura nera di Jiu-Jitsu brasiliano un paio di mesi fa, e l'altra curiosità è che questo evento praticamente andrà testa a testa contro il pay-per-view e appunto del pugilato tra Mayweather e Miguel Cotto? Sì. Esatto, sì. Esatto. Okay. Il che spiega anche un pochettino perché non ci sono questi proprio nomi pesanti, specialmente delle classi di peso superiori. Hanno puntato più sullo spettacolo, a parte Koscheck contro Hendrix. E vediamo, però sicuramente una scelta aggressiva da parte di Fox. Beh, certo, andare contro un pay-per-view del genere, perché insomma
anche per chi fosse meno avvezzo al pugilato, nonostante l'MMA e l'UFC in particolare ha guadagnato un terreno e una crescita esponenziale nella conoscenza delle menti e nei media americani, diciamo che ancora il pugilato tiene botta, ecco. Non con più come una volta, grazie a questa ascesa, ma tiene botta. È uno dei nomi che sicuramente attira di più e fa vendere tantissimo, è proprio questo di Mayweather. Quindi Forse sono. è il numero uno Mayweather in quanto a ad acquisti. Pacquiao Sì, non so, Pacquiao forse, forse a livello mondiale, ma Stati Uniti Mayweather attira perché è amato e soprattutto odiato tantissimo. Imbattuto, non è suo sto gran spettacolo, però sicuramente un mostro tecnicamente. e diciamo che potremmo assistere più o meno indirettamente alla famosa sfida ancestrale box contro MMA. Ok, bene, in chiusura vi ricordiamo, se abitate a Milano Nord, via dicendo, sabato notte ci sarà la Notte dei Campioni a Seregno, per informazioni, prevendite, biglietti, via dicendo, www.lanottedeicampioni.com. E visto che anche questa settimana abbiamo dato, ci risentiamo martedì prossimo e un saluto a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ragazzi, e mi raccomando, come ormai da molto tempo a questa parte, lasciate un commentino qua sotto come fate, perché se il programma non vi è piaciuto, ma soprattutto se vi è piaciuto, noi continuiamo a farlo uguale. Ciao!